Salve ragazzi, da Endoni Conga stiamo avviando il video di Rhyme & Rush. Eccolo, questo è il personaggio principale, quello che userete nella prima modalità d'avventura, cioè Rhyme. Rhyme è un coniglio che può usare il super elicottero, l'elicottero per planare come tutti gli altri Rhyme. Qui però userà la corsa Rhyme. Potrà usare i personaggi, potrà scappare. Infatti questa è la parte dove raccolgo pure i Looms, perché solo solo con Rhyme mi sono permesso di raccogliere ovvero i Looms dopo che ho salvato, per sbloccare la modalità bersaglio, che è quella là, che è con le farfalle. Io vi dico una cosa, i personaggi saranno molto forti, sì, ma quando vi siete imparati come usare i vari trucchi e scappare e cercare di fregare i personaggi senza farvi colpire dai loro raggi congelati, che vi congeleranno, e quando avete capito tutti i metodi, per voi fare Rhyme sarà una sciocchezza, come dire. Sì, è molto divertente, sì. Infatti molti livelli sono molto molto complicati. Ho potuto fare la modalità da Looms solo con Rhyme, con gli altri personaggi non l'ho potuta fare, ho dovuto fare con zero Looms, però con la pista che ci rimaneva, per far vedere più o meno la grafica e tutto il resto. La specie di mappa che sta al lato, quella là che è fatta come un MotoGP, una cosa del genere. Vi assicuro che Rhyme come si difende? Rhyme si difende sparando colpi. Rhyme userà il super elicottero e può planare con l'elicottero normale. Può planare, come fa sempre. Rhyme può correre e Rhyme può planare con il solo elicottero. Invece gli altri personaggi hanno altri tipi di cose. Ah, le modalità sono sempre 5: modalità bersaglio, modalità campionato, modalità sfida sul tempo, modalità allenamento e modalità bersaglio e Looms. Sono solo 5 tutto. Le sapete già, le ho dette mille volte, ok. Livelli come spiaggia del crepuscolo, fabbrica della lava, porto zenith, labirinto di tubi, oppure canopi, prime rovine, fiume nel Cajon, tunnel elettrico, foresta dei pirati, eccetera eccetera, torre nebbiosa, sono i livelli che più o meno sono sempre gli stessi. Però i livelli dal primo disco, ci sono 4 livelli ogni disco, sono 3 dischi per ogni 4 livelli. Il primo disco contiene i primi 4 livelli che dovete fare, poi il secondo e il terzo disco si devono sbloccare i livelli. Sono utili che fare un po' di pratica per allenarti, comunque sono utili. Rhyme si può giocare pure in modalità multigiocatore, scegliendovi personaggi tra voi e un amico e sfidandolo nelle varie corse a battaglia. Infatti dopo ve lo faccio vedere. Che cosa dicevo? Rhyme per esempio è quello più forte da tutti gli altri personaggi, perché si muove in modo veloce, molto molto veloce. Che cosa altro vi dicevo? Guarda che mi sono scordato. La modalità avventura che voi fate nel corso dei livelli, cioè quella che sto facendo pure io di solito, è quella più bella di tutte quante le altre, perché per fare alcuni livelli e di solito farli, dovete sapere come funzionano i tasti del gioco. I livelli si sbloccano, cioè voi dovete fare le modalità di gioco per sbloccare i livelli e i personaggi, che in tutto sono 8. Sono 8 personaggi e li dovete sbloccare. 4 già sono sbloccati, altri 4 li dovete sbloccare. E quindi vi dico, ragazzi, più che altro, tra poco vi devo salutare, vi ho spiegato, eccolo, il bastardo di Razzo Beard che mi stava arrivando, che poi l'ho frenzionato e di solito è morto, perché mi stava arrivando, avete visto nel video? Le frecce vi indicheranno dove andare e dove in caso fare attenzione.